Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del TG6 che apriamo parlando di Covid perché il presidente della regione Abruzzo Marsilio a 24 ore dalla cabina di regia che si terrà all'Aquila per il report settimanale sullo studio della pandemia ha dichiarato che già da alcuni giorni l'Abruzzo ha numeri da zona bianca. Il servizio è di Paolo Renzetti. Prosegue la discesa del numero di positivi e di ricoveri nella nostra regione che dal 7 giugno passerà in zona bianca. Domani all'Aquila si terrà la cabina di regia per fare il punto sullo stato della pandemia, mentre il presidente Marco Marsiglio parla di Abruzzo già oggi con numeri che sarebbero da zona bianca. Il governatore della regione chiede anche maggiore coraggio al governo per le riaperture. I dati quotidiani continuano a mostrare una tendenza che al di sotto dei 50 casi settimanali ogni 100.000 abitanti, che quindi classifica l'intera regione ormai come zona bianca. Le regole che ha messo il governo non consentono di adottare la zona bianca subito, ma impongono 3 settimane di permanenza. Io spero che magari da qui a 3 settimane il governo prenda un po' di più di coraggio nelle riaperture e magari ci consenta di anticiparlo anche. Adesso il compito nostro intanto è restare con questa incidenza e continuare il buon lavoro fatto per fermare il virus e per continuare nella campagna di vaccinazione che sicuramente concorre a diminuire i casi e soprattutto la loro pericolosità. Per Celano attendo i dati di domani e spero che possano essere sufficientemente incoraggianti da non dover prorogare le misure. Credo complessivamente anche la provincia dell'Aquila è sotto questa incidenza, quindi posso ipotizzare e sperare che domani potremmo registrare anche per Celano il superamento della situazione, però attendo la relazione dell'ASL prima di pronunciarmi. Dunque, buone notizie per la nostra regione, buone notizie che aspettano anche i familiari delle vittime di Rigopiano, perché dopo 2 mesi e mezzo dall'ultimo rinvio domani si torna in aula proprio per il processo Rigopiano. Le difese degli imputati pronti a mettere sul tavolo del GUP nuovi studi che vanno dall'origine della valanga alla gestione dell'emergenza. Vediamo. Torna a distanza di 5 mesi il processo Rigopiano. L'ultima udienza preliminare ci fu l'11 dicembre scorso, mentre quella del 5 marzo venne rinviata a causa dell'emergenza Covid e di alcuni casi di positività all'interno dello stesso tribunale. Dunque venerdì alle ore 9:30 i familiari delle 29 vittime torneranno a chiedere a gran voce giustizia. Il GUP Gianluca Sarandrea nei mesi scorsi era in procinto, a meno di novità importanti, di passare la parola alla pubblica accusa, composta dai pubblici ministeri Andrea Papalia e Anna Benigni. Novità che potrebbero derivare da richieste di rito alternativo, ma difficilmente questo potrà accadere domani. Sicuramente quello che ci si aspetta è la presentazione di consulenze tecniche riguardo l'origine della valanga, quindi la connessione con il terremoto della mattina e la prevedibilità dell'evento, visto che in quei giorni Meteomont segnalava il pericolo crescente di slavine nella zona. Altre consulenze però potrebbero riguardare invece la gestione dell'emergenza e presentarle dovrebbero essere i difensori dell'ex prefetto di Pescara Francesco Provolo e della dirigente prefettizia Ida De Cesare. Stando così le cose, l'udienza sarà aggiornata in termini di tempo più lunghi, così da dare il giusto tempo alle parti interessate di esaminare testi e documenti. Dunque c'è attesa per domani, perché dopo anni si potrebbe finalmente entrare nel vivo del processo. Cronaca ora perché la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 42enne per reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri in via Tirino a Pescara, nei pressi della rotonda che immette all'asse attrezzato. L'uomo, alla guida della sua autovettura, fermato per un normale controllo dei documenti, è apparso fin da subito particolarmente agitato. Così, una volta perquisita l'auto, gli agenti hanno scoperto che nel vano motore, dietro una griglia di reazione, erano nascosti 7 panetti contenenti hashish per un peso complessivo di oltre 700 grammi. Per il 42enne la Procura della Repubblica di Pescara ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari. E andiamo a Chieti perché l'amministrazione comunale ha illustrato alcuni interventi del piano triennale delle opere pubbliche approvato dalla giunta comunale e riguardanti la rigenerazione urbana, le politiche della casa, degli asili nido, il servizio.
Si parla di piano triennale delle opere pubbliche, ci sono delle novità, dei progetti che riguardano la politica della casa, la rigenerazione urbana, ma non solo. Sono all'interno di questo piano triennale ci sono importanti richieste di finanziamenti che vanno di fatto a trasformare la città. Sono interventi della rigenerazione urbana, un intervento di 20 milioni di euro dove è di fatto un nuovo piano strategico della città, perché riguarda tutte le parti della città, non solo il centro storico o la parte bassa, ma anche a riqualificare zone che sono periferiche rispetto alla città stessa. Oltre questo intervento della rigenerazione urbana sono previsti anche degli interventi per la creazione di un nuovo asilo nella parte bassa della città, ossia nel centro mediterraneo, e la riqualificazione e la ristrutturazione dell'asilo presente a Chieti Alta, a Via Lamendola. E oltre questi due interventi c'è anche la riqualificazione di un comparto degli alloggi ERP su Madonna degli Angeli, quindi Via dei Platani. Quindi possiamo dire che è un piano triennale dove andiamo a creare una nuova visione della città con queste richieste di finanziamenti per appunto per cambiare il passo e per dare una nuova visione alla città. I tempi? I tempi sono sempre gli iter amministrativi che riguardano tutte le procedure sicuramente, e speriamo che in questi 5 anni daremo un cambiamento alla città, visto che fino adesso tutti i progetti che sono stati finanziati e cui hanno partecipato erano tutti interventi spot, ma non avevano un collegamento fra gli stessi interventi. Noi abbiamo pensato di fare appunto un piano strategico con interventi collegati tra di essi, rispettando le esigenze e i bisogni della città. A fine gennaio abbiamo approvato il piano programmatico di questa nuova amministrazione, dove abbiamo inserito un intero paragrafo che riguarda Chieti Scalo. Chieti Scalo, un nuovo centro città, quindi rilanciare questa parte del territorio credo che sia l'intervento più consistente mai realizzato nella storia della città nella parte bassa. In pratica si sostanzia in 2 grandi progetti. Il primo riguarda la zona stazione ferroviaria, quindi realizzare un'area pedonale modulabile. Il secondo invece riguarda il quartiere cosiddetto In a Casa, che dà su via Pescasseroli, quindi riqualificare anche quell'area urbana. Questo vuol dire creare comunque 2 centri nella città. Il primo appunto l'intervento modulare che si trova all'interno della stazione ferroviaria, quindi le arterie sono ai loro lati, e in pratica creare un'area pedonale la sera durante la settimana, invece nel weekend un blocco totale del traffico per tutta la durata, quindi il sabato e la domenica. Proseguiamo con il nostro telegiornale. Il Parco della Maiella ha avuto il riconoscimento di Geoparco UNESCO. La Regione Abruzzo al lavoro per una valutazione delle prospettive relative al prestigioso riconoscimento ricevuto dall'ente parco. Il servizio. Una bella notizia per il Parco Nazionale della Maiella, questo riconoscimento davvero di altro profilo. È un riconoscimento molto importante che ci mette in una vetrina internazionale, molto di più di quanto già lo fossimo, e che soprattutto rappresenta il riconoscimento di una buona gestione del territorio insieme con una natura che è assolutamente unica ed irripetibile in tutto il Mediterraneo, oltre che negli Appennini. Per il Parco della Maiella cambia soprattutto in termini di domanda di visita, questa è la cosa che dobbiamo tenere in conto, perché è noto che tutte le dichiarazioni UNESCO, accendendo questo faro diciamo a livello internazionale, accentuano molto l'interesse che viene da fuori. Quindi questo tipo di domanda di accesso andrà sicuramente ad unirsi con quella che già viene dalla popolazione locale, e noi siamo preparati per gestirla. Noi già l'anno scorso abbiamo visto quanto desiderio ci fosse nella popolazione di accedere nelle aree di parco, e quest'anno non vedremo una minore tendenza. A questa cosa si associerà una richiesta di visita che sarà un po' più diciamo qualificata, che probabilmente userà anche di più il nostro sistema ricettivo. E invece momento opposto per il Parco Sirente Velino. Infatti il Movimento 5 Stelle critica la legge approvata in Consiglio regionale sulla nuova riperimentazione proprio del Parco regionale Sirente Velino. Il servizio è di Gioia Chiostri.
Consigliere regionale Giorgio Fedeli, è stata approvata in consiglio regionale la norma che permette la riperimentazione del parco regionale Velino Sirente, una norma che ha scatenato già molte polemiche, soprattutto in seno insomma alle associazioni ambientaliste. Lei ha parlato di una norma vergognosa. Come Movimento 5 Stelle avete presentato oltre 10.000 emendamenti, si è proceduto infatti con la ghigliottina, però questo insomma non ha fermato l'approvazione. No, purtroppo no, io ho messo in campo tutte le possibili pratiche insomma di ostruzionismo nel momento in cui ho capito chiaramente che non c'era assolutamente margine di confronto con l'assessore e vice presidente imprudente. Emanuele, l'assessore imprudente, ci ha preso in giro per oltre un anno, ha preso in giro me, ha preso in giro le 150.000 firme dei 150.000 cittadini che si erano schierati contro il taglio del parco, ha preso in giro tutte le associazioni ambientaliste e ha preso in giro a questo punto anche quel raggruppamento di intellettuali di tutta Italia che avevano sottoscritto il documento proprio per fermare questo scempio. Nel momento in cui ho capito che non c'era assolutamente margine per cercare di migliorare quel testo, per cercare veramente di operare una riperimetrazione fatta con cognizione di causa, ho deciso di tentare il tutto per tutto e bloccare in ogni modo possibile la legge. Ovviamente i numeri sono i numeri, la maggioranza ha i numeri per governare, quindi il mio tentativo è stato quello di portarlo a ragionare fino all'ultimo secondo disponibile. Per me ci sono profili rilevanti di violazioni, soprattutto a livello di normative europee, tutte quelle che sono le direttive europee sulla salvaguardia degli habitat, della biodiversità in generale, comunque delle specie a rischio. Noi abbiamo una grandissima biodiversità, il nostro parco regionale Sirente Velino non è mai stato valorizzato, ma nonostante questo tutela e difende un'ampissima biodiversità e un ampissimo valore sul piano ambientale, del patrimonio ambientale. Una delle ipotesi che sto vagliando è proprio quella di procedere per quanto riguarda una richiesta di apertura di procedura di infrazione alla Commissione europea. Il consorzio Punto Europa di Teramo diventerà uno sportello regionale a servizio degli abruzzesi per informare sulle opportunità finanziarie messe a disposizione dall'Unione Europea. La nuova sede del COPE è già operativa nei locali della provincia di Piazza Garibaldi. Per noi Tania Bonnici Castelli. Il consorzio Punto Europa di Teramo diventa centro regionale di riferimento. Ha infatti appena superato la selezione indetta dalla Commissione europea per la gestione dei centri Europe Direct, che aiuteranno la stessa Commissione e il Parlamento europeo a portare le informazioni sulle opportunità offerte dall'Unione europea in tutte le regioni italiane per il quinquennio 2021-2025. Il progetto principale a cui ambisce il consorzio Punto Europa di Teramo è quello di rendere lo sportello conosciuto e utile a tutti i cittadini di questa regione, nessuno escluso, come spiega l'amministratore unico Filippo Lucci. Punto di riferimento regionale dunque. Sì, è veramente una svolta, Teramo diventa protagonista insieme al Consorzio Punto Europa della comunicazione, dell'assistenza tecnica, della progettazione europea in Abruzzo. È un risultato straordinario, soprattutto perché per i prossimi 5 anni questo sportello rimarrà a Teramo e si espanderà ovviamente anche a livello regionale. Abbiamo già in programma con Abruzzo in Europa di aprire sedi a Pescara, all'Aquila, in altre realtà, quindi diciamo cresciamo, soprattutto cerchiamo di offrire al meglio tutte le opportunità che arrivano dalla Commissione Europea, tutti i fondi che arriveranno, e significa poter garantire a tutti i cittadini prospettive di sviluppo per le start-up, per le pubbliche amministrazioni, ma anche per singoli cittadini che vogliono fare impresa e intrapresa. Quali sono i settori? I settori più importanti che si stanno sviluppando e che saranno al centro della prossima programmazione riguardano il green, il digitale, quindi tutto il tema dell'ambiente, delle prospettive di crescita e di sviluppo sotto il profilo della tutela ambientale sono strategici. Ovviamente il consorzio si sta attrezzando anche per avere i tecnici e professionisti all'avanguardia per poter offrire il massimo alle pubbliche amministrazioni. Noi abbiamo, diciamo, in questo momento dobbiamo festeggiare questo risultato, perché è un risultato in un momento complesso. La Commissione europea ha tagliato in Italia il 50% degli sportelli, quindi potersi aggiudicare questo risultato è davvero straordinario. Entrare nei temi, assistere le pubbliche amministrazioni e far conoscere ad ogni singolo cittadino d'Abruzzo queste opportunità.
Ecco, un cittadino come vi può contattare? Allora, noi abbiamo il nostro sito consorzio.europa.it, ci sarà il sito della Europe Direct Abruzzo.it e poi diciamo la nostra sede è Piazza Garibaldi, lì potremo offrire tutte le occasioni di confronto a tutti i cittadini, senza costi, senza impegni, semplicemente per essere informati. Noi avvieremo poi una campagna di comunicazione molto importante, lo faremo per far conoscere lo sportello e per far conoscere le opportunità. La Commissione finanzierà lo sportello, questo è un dato anche importante, finanzierà il Consorzio Europa per gestire lo sportello. Avremo risorse, economie e soprattutto potremo offrire opportunità. Il Consiglio Comunale di Pescara ha votato all'unanimità un ordine del giorno presentato dal consigliere Mirko Frattarelli della lista Sclocco Sindaco, che invita l'amministrazione comunale a celebrare la figura e la musica di Franco Battiato. La proposta mira all'organizzazione di un evento di qualità non solo per ripercorrere i grandi successi del maestro Battiato, ma anche per discutere sulla sua geniale figura che è riuscita a rivoluzionare il panorama della musica italiana. Inoltre, l'amministrazione si impegnerà a prendere la possibilità di realizzare un murale che ritragga il Battiato in uno dei punti più prestigiosi della città adriatica. Torniamo a Teramo perché la Fondazione Tercas finanzierà il riutilizzo del palco che ha ospitato a Natale il presepe di Castelli a Piazza San Pietro a Roma. La struttura sarà montata nel parcheggio dell'Università di Teramo e diventerà un auditorium all'aperto e forse anche un drive-in. Il servizio. Il grande palco che a Natale scorso ha ospitato il presepe monumentale di Castelli in piazza San Pietro sarà presto rimontato nel parcheggio dell'Università di Teramo con vista a Gran Sasso e si trasformerà in un auditorium all'aperto. L'intuizione del rettore Dino Mastrocola di rendere questa struttura fruibile per attività di carattere culturale ha trovato il sostegno da parte della Fondazione Tercas, che si è impegnata in questo progetto di riutilizzo. Una sinergia tra istituzioni che vede coinvolta anche la Curia di Teramo per promuovere lo sviluppo del territorio. Quanto è stato importante finanziare un palco che poi ha visto tutto il mondo a Piazza San Pietro? Moltissimo, moltissimo, perché al di là dell'ovvio onore, diciamo così, di realizzare qualcosa che è stato ospitato appunto a Piazza San Pietro, c'è stata anche la ferma volontà del Consiglio di sostenere il territorio. È stata una vera e propria operazione di marketing territoriale che forse pochi hanno letto, ma che poi anche grazie alle polemiche che sono nate intorno a questo presepe così trasgressivo, così nuovo, così innovativo, hanno portato tutta l'Italia a parlare di Castelli, della sua tradizione ceramica. Il palco sarà rimontato nel parcheggio da oltre 300 posti auto nel lato nord del campus di Costa Sant'Agostino, con l'intento di trasformare l'area in una grande arena all'aperto, in grado di ospitare eventi, spettacoli e magari anche un cinema drive-in. L'idea è quella di utilizzarla per eventi musicali, per esempio la consegna delle pergamene ai ragazzi che hanno dovuto conseguire la laurea online, eventi teatrali e chissà anche qualcosa legata al cinema. Però direi un auditorium con una possibilità, con uno spazio enorme, un parcheggio antistante a forma di conchiglia, quindi di fatto una platea naturale, e il Gran Sasso che viene riportato sul palco dietro il palco stesso. Lasciatemi dire però che la struttura è già presente nel nostro parcheggio, grazie anche alla donazione fatta dalla Curia, però se verrà rimontata è grazie esclusivamente alla Fondazione Tercas. Ed ora una notizia che è appena arrivata in redazione. Dall'attività investigativa è emerso come alcuni appartenenti, definendosi apparentemente fascisti, denigravano esplicitamente i valori della Resistenza e della Costituzione con epiteti dispregiativi. La violenza viene in più occasioni esaltata quale metodo di lotta politica, con l'aperta finalità di cavalcare il dissenso, anche propugnando in diverse circostanze il ricorso alle armi con frasi pubblicate in chat del tipo "le armi si trovano. Le perquisizioni sono state effettuate in provincia di Chieti e Pescara. Andiamo avanti e siamo arrivati alla pagina sportiva con il Pescara.
A più di una settimana dal termine della stagione, in casa biancazzurra la società è al lavoro per programmare il nuovo torneo. Il primo nodo da sciogliere è quello relativo al nuovo allenatore. Sembrano salire le quotazioni di Gianluca Grassadonia, che ha avuto già dei colloqui informali con il presidente Daniele Sebastiani. Nelle passate settimane il massimo dirigente abruzzese aveva espresso infatti un giudizio favorevole sul lavoro del trainer originario di Salerno, nonostante la retrocessione. Ora però bisognerà valutare in toto il lavoro svolto e i pro e i contro della conferma di Grassadonia, dopo aver detto a chiari lettere di dover mettere in atto un repulisti generale. Intanto la squadra prosegue gli allenamenti al Delfino Training Center. Sono diventati 8 i calciatori che hanno però lasciato anticipatamente il sodalizio adriatico. Nelle ultime ore è toccato a Raul Bellanova lasciare l'Abruzzo per rispondere alla chiamata dell'Under 21. In precedenza avevano lasciato il Pescara 7 giocatori in prestito, ovvero Bocchetti, Odgaard, Macin, Basit, Omionga, Del Favero e Gut. Proseguiamo con lo sport, scendiamo in Serie D. Con una nota pubblicata questa mattina sul proprio sito internet, la Federazione Italiana Gioco Calcio ha approvato la richiesta della Lega Nazionale Dilettanti relativa alla stagione in corso di diminuire le retrocessioni dal campionato di calcio di Serie D. La delibera nel comunicato numero 248A stabilisce che non saranno disputati i play-out e saranno quindi retrocesse le ultime due squadre classificate in ogni girone. In chiave abruzzese sono due le squadre interessate da questo provvedimento. La Vastese può tirare un sospiro di sollievo dopo i recenti risultati negativi che la vedevano quasi risucchiata in piena zona play-out, mentre per il Giulianova, terz'ultima, adesso manca un solo punto per brindare alla matematica salvezza e mantenere la categoria anche nella prossima stagione. E adesso sempre in Serie D, perché il Pineto ha battuto in rimonta il Vasto Girardi e vede i playoff. Il servizio. Il Vasto Girardi cade in casa nel recupero della 20ª giornata, battuto 2-1 in rimonta dal Pineto. Alla squadra di Prosperi non basta un buon primo tempo per tornare a riassaporare i tre punti. Dirige Robilotta di Sala Consilina. La prima chance è di marca ospite. Al 14esimo Galeano mette al centro un pallone con i giri giusti. Minincleri sbuca alle spalle della difesa e indirizza la palla all'angolino. Guerra è superlativo nella risposta. Dopo 4 minuti è lo stesso numero 21 biancoceleste ad impegnare Guerra direttamente da calcio d'angolo. L'estremo difensore altomolisano devia con i pugni. Il Vasto Girardi non sta a guardare e al 22esimo passa. Tracciante preciso di Salatino per Raucci che solo davanti a Mercorelli lo supera per l'1-0. La formazione di casa alza i giri del motore e al minuto 34 ha una grande chance per raddoppiare. Guida illumina per Mercai, l'attaccante supera anche Mercorelli in uscita e poi cestina clamorosamente il 2-0 spedendo fuori a porta sguarnita. Poco più tardi è ancora il Vasto Girardi ad andare ad un passo dal bis. Break difensivo di Mele che serve Mercai. Il numero 9 da buona posizione si vede chiudere lo specchio della porta. Appoggia dietro a Guida ma l'azione sfuma. Al tramonto del primo tempo riecco il Pineto. Minincleri aziona Mbubà che mette una palla invitante al centro. La difesa di casa si salva. Con il montaggio di Francesco Di Rienzo siamo nella ripresa. Parte forte il Pineto. Minincleri offre a Minnozzi, il cui pallonetto è preda dell'attento Guerra. Al 16esimo è Guida a offrire il pallone a Mercai, conclusione parata da Mercorelli. Al 22esimo arriva il pareggio ospite. Minincleri da sinistra apparecchia per il neo entrato romano che gonfia la rete e fa 1-1. La squadra di Pomante non è paga. Due minuti dopo Minnozzi si mette in proprio e lascia partire un gran tiro con la sfera che si spegne di poco al lato. Minuto 25, Mercai lanciato in profondità, solo davanti a Mercorelli, prova il tocco di esterno, ma il portiere degli abruzzesi chiude bene. Poco dopo la mezz'ora la formazione di Pomante completa la rimonta. Minincleri inventa, Minnozzi non perdona scavalcando Guerra con un tocco preciso. Vasto Girardi 1, Pineto 2. Nel finale i padroni di casa cercano la rimonta e al 41esimo sul cross di Maniscalchi Guglielmi non arriva all'appuntamento con la sfera per questioni di centimetri.
Due minuti dopo, dalla parte opposta, è Romano a girare verso la porta di Guerra un cross di Pierpaoli, ma la sfera non c'entra il bersaglio grosso. La sfida del Ditella si chiude dopo sei minuti di recupero. Il Pineto vola verso i playoff. Il Vasto Girardi mastica amaro e proverà a ripartire domenica contro la Vastese. Ieri in campo anche la Vastese, uscita sconfitta dal Tamburini di Monte Giorgio per 1-0, a cui basta un gol di Misin in pieno recupero. Vediamo. Con un Eurogol al 93esimo di Misin, complice anche la deviazione di un difensore, il Monte Giorgio si aggiudica i tre punti nella gara di recupero con la Vastese e strappa il biglietto per il prossimo campionato di Serie D, il quarto consecutivo. Mentre gli aragonesi dovranno mantenere alta la concentrazione sino al termine del torneo per conquistare la permanenza nel massimo campionato dilettantistico italiano. La formazione abruzzese avrebbe meritato qualcosa in più e forse il pareggio alla fine sarebbe stato il risultato più giusto per quello che le due squadre avevano fatto vedere durante l'incontro. Presenza illustre al Tamburrini con l'ex Monte Giorgio Massimo Paci, oggi allenatore del Teramo, salutato da amici e tifosi. Gara che inizia con la Vastese subito ad impostare un buon ritmo, affidandosi alla velocità del Baby Mamona e all'esperienza di Franzese in avanti. Tra i locali, Pampano dimostra subito di essere tra i più attivi. Brividi per Zizzania quando esce a vuoto. Qualche protesta locale sul finire di tempo, quando un tiro di Lupoli viene in sostanza reso nullo dalla bandierina alzata mentre la palla si stampa sulla parte superiore della traversa. Al 41esimo di Rienzo ricaccia una punizione velenosissima di Trillini. Prima parte di gara che passa gli archivi sullo 0-0. Nella ripresa sono ancora gli uomini di D'Addario ad imporre il ritmo, così come era avvenuto nelle battute iniziali dei primi 45 minuti. Il risultato potrebbe sbloccarsi all'11esimo, quando Mamona salta un paio di difensori e si presenta dinanzi a Zizzania, che compie un vero e proprio miracolo concedendo solo l'angolo. Col passare dei minuti la gara perde di intensità e vive soprattutto di fiammate dall'una e dall'altra sponda, ma di grossi pericoli per Zizzania e di Rienzo non ci sono. I due allenatori decidono allora anche per una serie di cambi per dare respiro a chi aveva speso tanto. Mister Mengo cambia la linea d'attacco inserendo forze fresche. Si arriva quindi alle battute finali con i 4 minuti di recupero decisi dal direttore di gara. La rete che regalerà i tre punti ai rossoblù nasce, a dire il vero, da una rimessa laterale per gli ospiti. La ripartenza dei locali è micidiale, perfetta l'apertura per Misin, che vuole quel tiro a giro sporcato in maniera forse decisiva da Di Prisco. Una rete bella nell'esecuzione, la prima dell'esterno difensivo del Monte Giorgio, che sarà festeggiato a lungo dai compagni di squadra. Alla Vastese resta la buona prestazione, ma torna a casa a mani vuote. Prosegue la risalita del Giulianova. Nel giorno in cui ritrovano il Rubens Fadini, i giallorossi battono 2-0 il Porto Sant'Elpidio e allungano il divario dalle ultime due posizioni di classifica, che vedono proprio Agnonese e Porto Sant'Elpidio occuparle il servizio. Nel recupero della sesta giornata di ritorno, il Giulianova batte con un gol per tempo il Porto Sant'Elpidio con le reti di Cipriani e Tedone. Dopo aver costruito le basi per evitare la retrocessione diretta nel fortino del Castrum, i giallorossi tornano a calcare il manto erboso del Rubens Fadini e lo fanno senza defezione di formazione, certo per lo squalificato De Cerchio, sostituito a centrocampo nel 3-5-2 di partenza da Cipriani. De Moleon torna al centro della difesa, in attacco confermatissima la coppia Barlafante-Paudice. Difficoltà di formazione invece per mister Palladini alle prese, con sei indisponibili con i gialloneri marchigiani che si dispongono con modulo a speculare i padroni di casa, con Alessio Palladini a rifinire per Carissimi e Perri. Arbitra Andrea Recupero di Lecce. I padroni di casa provano subito a rendersi pericoloso dopo 9 minuti di gioco. Ripartenza veloce di Paudice, bravo ad accentrarsi e servire Tedone, con la conclusione di quest'ultimo che finisce sul fondo. I marchigiani giocano senza paura e rispondono subito andando vicino al gol in due occasioni. Il primo a provarci è Perri, con una conclusione ad incrociare dal vertice alto dell'area di rigore che Mora allontana, mentre più tardi è Carissimi ad approfittare di un alleggerimento difensivo errato di Cipriani, ma il tiro è deviato in
in corner da Mora. I giallorossi sentono l'importanza dei punti in palio e lo dimostrano alcune scelte affrettate durante le fasi di gioco. Allora gli ospiti provano ad approfittarne dopo il quarto d'ora, quando dagli sviluppi di un corner Aliffi approfitta di un'uscita avventurosa di Mora per indirizzare verso la porta, ma deve fare i conti con Massetti appostato proprio sulla linea. Gli ospiti, come spesso accaduto in questo campionato, commettono troppi errori di inesperienza ed è uno di questi Pau dice serve l'inserimento di Cipriani, che da limite dell'area fa partire un tiro secco che si spegne alle spalle di Cavalieri. Il Giulianova ha trovato il gol del vantaggio, si scioglie e cerca più volte la via del raddoppio, ma solo con conclusioni dalla distanza, mai senza rendersi pericolosi. Ma prima del finale di frazione è Alessio Palladini ad andare vicino al pareggio con un tiro che termina ad un soffio dal palo sinistro della porta difesa da Mora. La ripresa per il Giulianova inizio come meglio non si potrebbe. Tedone, sempre lui, va via con un tunnel ad un avversario, poi l'assist per Tedone perfetto che lo stesso numero 8 deposita in rete per la gioia di tutta la panchina giallorossa. Il Porto Sant'Elpidio non si dà per vinto e si riaffaccia pericolosamente in area abruzzese al quarto d'ora, quando Gusteri, servito sul filo del fuorigioco, si fa chiudere in corner da Mora tra le potreste dei suoi compagni di squadra che chiedevano il rigore. Dagli sviluppi del corner è ancora Mora provvidenziale a deviare in corner un colpo di testa ravvicinato di Aliffi. La partita praticamente finisce qui, con i due allenatori a pescare dalla panchina per far tirare il fiato ai propri giocatori in vista dei prossimi impegni. Con questa vittoria il Giulianova mantiene una considerevole distanza dalle ultime due posizioni, mentre i marchigiani sprofondano in ultima, scavalcati anche dall'Agnonese vittorioso contro il Tolentino. E chiudiamo con un'ultima notizia, anch'essa appena arrivata, e riguarda il bollettino Covid della nostra regione, perché sono 62 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati su 4.851 tamponi effettuati. Il tasso di positività si attesta al 1,3%, mentre i guariti sono 215. E per oggi è tutto, ricordiamo che questa sera alle ore 21 ci sarà la trasmissione Velo, approfondimento sul ciclismo, per parlare anche di Giro d'Italia e delle tappe abruzzesi della scorsa settimana. In conduzione Jacopo Forcella, in studio Luciano Rabottini. Tutti i servizi che avete visto li potete trovare tra poco on demand sul nostro canale YouTube. Prossimo aggiornamento alle ore 19, grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di TV6.